A questo punto io farei entrare la busta. Il vincitore della prima edizione di Svede in Ceffè. Tutto è pronto. La gara culinaria della prima edizione di Svedenchef sta per iniziare. Le squadre hanno presentato gli ingredienti e gli scontrini sono stati controllati. Gli aspiranti chef avranno a disposizione 45 minuti per cucinare un piatto d'eccellenza, conquistare così il favore dei giudici e aggiudicarsi il primo premio in palio, una cena per tutto il proprio reparto, ma soprattutto il titolo indiscusso di Svedenchef. Non ci aspettavamo minimamente queste persone. Avevamo aspettative molto diverse. Cracco, Cannavacciuolo. Contiamo sull'amicizia di Luca per vincere questa gara. Quando ho visto arrivare i giudici, ho visto in particolare Alice e ho detto ok, abbiamo un problema, perché due giorni prima mi aveva portato una pizza senza sale. E adesso? Beh, questo qua. Siamo fritti. Quando è troppo domenico. Vedi qua è la fine. Abbiamo fatto carne, mangio solo pesce domenico. Buongiorno aspiranti chef. Benvenuti nella cucina di Svedenchef. Bene, per chi non mi conoscesse sono Luca. Assieme ai colleghi Alice e Domenico oggi avremo il piacere, o speriamo di avere il piacere, di giudicare i vostri piatti. Ripasso secondo le regole, 45 minuti di tempo, allo scadere del tempo mi raccomando mani in alto e applaudire, pena la squalifica. Verrete valutati su tre categorie, gusto, impiattamento e creatività, su un punteggio da 1 a 10. Molto semplice, lineare, quindi direi che è chiaro, siete pronti? Sì. No, sì? Sì, chef. Ripetiamo? Sì, chef. Bene, quindi al via si parte. 3, 2, 1, via!
Allora ragazzi, come proseguo qua? Molto bene. Visto delle rape? Sì. E ho delle ottime aspettative su di voi, vista anche l'esperienza, guardando un po' la classe. Sì, piatto, diciamo che... Avete pensato un nome del piatto? Sì, l'abbiamo già pensato. Perfetto. E diciamo che questa è una rivisitazione della classica ricetta della nonna. Esatto. Bene, bene. E quindi però, insomma, rivista in chiave. Gnocchi di rape da zero in 45 minuti. Complimenti ragazze, a presto all'audacia. Ottimo, perfetto. Mi raccomando, ottime aspettative. Grazie. Vincere, vincere, vincere! Come sta andando? Bene? Sì, sì, chef. Mi sembra che abbiate degli ingredienti interessanti, sono proprio curiosa. Speriamo. Cosa? Erba cipollina? Voi cucinate abitualmente anche a casa? Beh, per forza. Se non vogliamo morire denutriti, dobbiamo cucinare anche a casa. È il minimo. Sì? Sì, chef. Bene, dai. Sono ragazzi giovani, ma si impegnano anche a casa per cucinare. Buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Grazie. Cosa abbiamo qua di buono? Speriamo. Questo potrebbe essere un antipasto o un secondo. È un pollo. Ma posso già svelare? No, è un pollo, petto di pollo, semplicissimo. Bene, sono curiosa. Vediamo qui la tecnica di taglio. Tecnica di taglio e mi sono pure tagliato un dito. Con che perizia? Bene. Buon lavoro, ragazzi. Grazie. Buongiorno chef. Buongiorno, buongiorno chef. Cosa state facendo di buono? Noi oggi stiamo preparando risotto ai mirtilli e al pomodoro di pane. Taleggio. In questo lavoro almeno la conoscenza di cosa si prepara, il nome degli ingredienti del piatto. Al taleggio, un risotto un po' diverso da quello che si riso di solito. Riso, bello colorato, brodo. Gli ore abbiamo trovato. Il brodo ce l'hanno criticato, ma cavolo, avevamo 45 minuti e il tempo ci serviva anche per impiattare, puntavamo molto su quello. Anche spero che ti piaccia molto. Impiattamento. Certo, abbiamo già qualche idea. Bene. Credo sia giusto premiare anche gli outfit. Premio miglior outfit. Come va, ragazze? Bene, grazie. C'è stato un incidente, come sì, va? Sì, va bene, adesso. va bene. I coltelli erano affilatissimi. Dopo un minuto e mezzo mi ero già tagliato un dito, abbandonato. Sì, mi hai lasciato sola in postazione e ero un po' smarrita senza la mia sous-chef. Era tutto per depistare. Ah, come siete con i tempi? Sì, sì, bene, bene. Abbiamo fatto anche delle prove, quindi siamo avete sicure studiato? Del nostro piatto. Sì. Le piace il tonno? Ottimo, perfetto, sì, allora. Bene. Sarà l'ingrediente base di questo piatto. Sono curiosa. Vediamo. Bene. Stupiremo. Troppo il dente, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno chef. Bene, allora voi siete un po' le incognite di oggi, eh? Potreste fare bene, come no? Come no? Aspetta e vedrai. Bene, piatto, nome del piatto? Abbiamo un salmone. Alla nostrana. Guardate che originalità c'è anche il nome del piatto, Io ve lo dico. Mi raccomando. Ancora 25 Manca 25 minuti. E 25 minuti per trovare il nome. Bene, vedo il salmone, avete pensato bene a qualcosa di relativamente veloce, quindi vedo sì, che... Sì. L'idea c'è, dai. Bene. Dai ragazzi, su. Grazie.
Ragazze, cosa state preparando di bello? Buongiorno chef. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in questo momento io sto tagliando i gamberi. Attenzione, solo gamberi, non dite, eh. Spererei di no. Erika taglia il pane. Budello tolto. Tolto tutto, a mano. Mm-hmm. Perché il nostro impiattamento sarà fatto con il componente fondamentale, ovvero il pane. Sarà servito. Mi raccomando, l'impiattamento, eh. Zuppa in crosta. Queste ci danno filo da torcere. Facciamo il possibile. Che zuppetta di gambero? No, zuppetta di... C'è la zucca, cavolo nero. In quel momento mi hai proprio fulminata comunque. Ma ci credo, non rispondevi. Guarda che sapevo cosa dire comunque. Cannellini. Buoni. E bacon, no, guanciale. Guanciale. Tostato e messo sopra come guarnizione. Esatto. Alla fine. Sorpresa. Per dare il tocco di croccantezza. Croccantezza che non deve mai mancare. Salato. Un piatto azzardato nella scelta di un abbinamento molto interessante, fatto di carne, pesce e un'ottima zuppa di legumi. Brave. Mi raccomando. Buongiorno chef. Buongiorno. Ho unica coppia mista e... Rischiamo oggi? Rischiate? Vabbè. Ho molta fiducia. Cosa state preparando? Risotto con scampi e gamberi e una salsa mojito. Ulla. O dentro o fuori, dai. Preparate una bisque o no, non vi servono queste? No, no, questi ormai hanno già dato. Impiattamento, anche voi mi raccomando l'impiattamento. L'impiattamento. Io e il mio amico Bruno Barbieri ci battiamo per questo aspetto fondamentale del piatto. Ok? Buona continuazione, ragazzi. Grazie. Adesso 20 minuti, chef. Sì, chef! Oh. Quando ho alzato la testa, ho visto che davanti a noi c'era il truccio del team che parlava di scampi. Ho guardato, erano già lì con lo scampo pronto a finire sul piatto e ho detto no, qua non possiamo mica perdere per uno scampo, con il truccio del team poi non esiste. Buongiorno. Buongiorno chef. Bene, e io ho già avuto modo di assaggiare la vostra cucina con la carne e devo dire che mi avevate impressionato al tempo. Quindi l'assaggiata di no. Vediamo con il pesce. E volevo anche ricordarvi che siete il gruppo più numeroso, quindi se vogliamo fargli spendere due soldi alla Sweden, su. Dai, mi raccomando, Elia. Dai, che li spendono tutti, sì. Pensiamo un mutuo. Allora, come va? Buongiorno, tutto bene. Guarda, io volevo dirti che tanti hanno fatto risotto oggi, eh? Ho sentito. Troppi risotti, 4 su 10 sono veramente troppi risotti, un po' di originalità. Mi raccomando perché ci sarà competizione su questo piatto, quindi non scotto, avete saltato tutto prima? Sì. Bene, sfumato, avete portato un po' di fatto vino? Fatto tutto. Quanti domande ci ha fatto? Sì, ma eravamo sul pezzo. Nome del piatto? Colori d'autunno. Bene, ok. Mi raccomando, la tua squadra... Grazie. Ci conta, eh? 10 minuti. 10 minuti. Sì, chef. Hola. Buona volta, Con calma. Che soddisfazione. Cosa dite? Andiamo a verificare gli ultimi tavoli. Aiuto. E ho visto che avete messo il coperchio sul tavolo dove si fa da mangiare, eh. Vi è caduto quel coperchio, insomma, direi. Tensione. Tensione palpabile. Sembra interessante una zuppa. Però quella è ottima l'idea di mettere il bacon nella ciotolina. Guanciale. Però le piace il colore, chef? È abbastanza appetibile o un po' troppo aggressivo per i suoi? Il viola è un colore un po' pericoloso in cucina, perché se non è bello può essere poco invitante. Ma che anche voi tanti risotti, eh? Sì. Occhio. 4 risotti, però il nostro è il migliore. Assolutamente. Wow. Hanno fatto perfino un brodo di verdure. Avevano dubbi.
Il brodo già pronto non entra nella nostra cucina. È troppo bianco. Ci vuole un po' di colore. O no? Tonno. Crudo e cotto. Mi sembra che manchi un po' di condimento su questi paccheri, no? Piatta dritto, meno due. No. Aspetti, aspetti. Campo. Spaghetti. Agliolino con scampo, scampo crudo, lime. Ragazzi, vi ricordo che un piatto, non tre, un piatto solo sufficiente per i tre giudici, ma un piatto, non tre. Non fai chef, tu fai... Allo scadere tutti le mani in alto, pena l'eliminazione, ve lo ricordo. Un minuto. Sempre peggio. Sempre, sempre peggio. Peggio. Stai quasi quasi, va bene? Ti ho detto. Ciao. 20 secondi. Ve ne frega più niente della risposta. Sì, sempre. Niente, mi giro e vediamo il piatto delle Cough Girl, bellissimo, tutto colorato, già pronto. Era l'unico momento di tensione totale e bisognava preparare un piatto di qualità. Madonna, che ansia. No, zero tensione lì, forse tremavo. 10, 5, 4, 3, 2, 1, sulle mani! Su. Primo piatto, Cough Girls. Bene, ci racconti qualcosa del piatto, il nome? Il piatto si chiama Rossi d'inverno, perché così siamo alle porte anche della stagione invernale, ma anche natalizio, quindi anche si presta per il colore. Abbiamo voluto rivisitare un attimo la ricetta classica delle nostre nonne, il piatto della domenica, e abbiamo voluto reimpastare, insomma, provare un po'. E abbiamo sostituito la patata con la rapa russa. È un piatto molto sostanzioso, ricco, perché completo, e colorato. Se dovessimo vincere, mi piacerebbe dedicare questa vittoria alla nostra collega Laura P, perché ogni occasione è buona per strapparle un sorriso. Bene, fa voglia, l'unico appunto, si mangia la salvia? Quella no, solo decorativa, però c'è sopra. Ok, se posso dire un qualcosa, magari cerchiamo di mettere qualcosa di... Esatto. Che puntiglioso. La salvia c'era, era tritata e si mangia lo stesso. Tutto qua, per il resto ottimo. Siamo all'assaggio. Livello di gusto, complimenti, aspettative rispettate, ma nel piatto si mangia tutto, ragazze. Bene, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Scadenti. Buongiorno. Buongiorno. Non un nome è il vostro con sì. Grande auspicio. A modo nostro, l'abbiamo intitolato così. È un risotto a base di pesce su un cestino di riso. Un cestino di formaggio. Di formaggio. Qui si vede l'emozione che ci sta per il pressure test che hanno affrontato i nostri ragazzi. Direi che il cestino di formaggio mi preoccupa molto, perché è un piatto notevole e fatto veramente molto bene. Abbiamo usato il gambero argentino in tre sfaccettature diverse, all'inizio, durante la cottura e alla fine come decoro. E sopra abbiamo abbellito il tutto con un po' di uova di lumpo, per dare un po' un contrasto di gusti. Assaggiamo. È solo da decoro il formaggio. Infatti. E la cialda doveva essere mangiata, però è venuta fuori gommosa, quindi ci siamo un po', tra virgolette, inceppati là. Se non volevano sposare il pesce con il formaggio, il cestino bisognava inventarselo di un altro ingrediente. Tecnici del gusto. Buongiorno, chef. Buongiorno.
Ecco a voi il nostro piatto, risotto di taleggio e mirtilli. Abbiamo deciso di sposare questi due ingredienti molto diversi tra loro, mirtilli e taleggio, uno dolce e l'altro invece salato. E in particolare anche per... Già provati la parte sua. Sì, anche in tante... E allora spero che apprezzerai. In particolare poi abbiamo fatto sopra una cremina di taleggio e lasciato qualche mirtillo. Se uno vuole, diciamo, provare anche a sottolineare le differenze tra l'unione e il singolo. Buoni accoppiamenti, già conosciuti, ripeto. Alla fine siamo riusciti a capire e conoscere il nome dei prodotti ed è stato un bel successo, bravi. Comunque, Chef Alice ha assaggiato due volte doppietta, ma... Grazie a voi. BT Team. Buongiorno. Buongiorno. Nome del piatto e... Colori d'autunno. Prego. Ok, leggera, veloce descrizione. È un risotto di rape rosse con fonduta di gorgonzola, crema di noci e succo al mirtillo. Ah, però. Ok, bene. Assaggiamo. Il protagonista del piatto doveva essere la rapa, ma devo dire veramente troppo gorgonzola. Grazie. Customerine? Bene, siete soddisfatte della... Certamente, sì. Raccontatemi qualcosa. Allora, il piatto si chiama Bon Ton perché il tonno è uno degli ingredienti principali. L'abbiamo messo sia crudo, in tartare, che cotto. Anche perché da Bon Ton l'eleganza nel servire un semplice piatto di pasta può essere elegante anche quello. E questo? È una salsetta di prezzemolo e olio. Un pizzico di sale. Grandi aspettative per questo piatto. Nome simpatico, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto meno il fatto che non avessero aggiunto ai paccheri la salsa al prezzemolo, che secondo me avrebbe dato uno spunto in più al gusto. Speriamo di aver fatto breccia nel palato di qualche giudice. Grazie, potete prendere. Grazie. E bronze quarte. E bronze quarte. Mai il nome di un gruppo fu più azzeccato, perché... Buongiorno di nuovo. Buongiorno. Rapida spiegazione del piatto. Allora, se mi permettete, aggiungerei già questo guanciale per dare un tocco salato e comunque croccante. Ok, forse potremmo evitare. Ah, dici? Magari aspettare un secondo, uno, no. Allora, è una zuppa a base di zucca, cannellini, cavolo nero. Guarda, mi preoccupavano ancora prima di vederle, ma dopo aver visto il piatto. Anche senza assaggiarlo, sembrava. Sì, sì. Poi abbiamo aggiunto un tocco di peperoncino, zenzero e come finale il guanciale e i gamberetti. Visto fra ribollita e una zuppa. Il nome del piatto è quello che non so, fega in grassa, perché comunque è una lista un po' lunga. Piatto piacevolissimo, sarebbe stato favoloso se aveste coperto la preparazione con la crosta del pane. Truzzolo Team, anche voi nome del piatto e leggera spiegazione? Allora, il nome del piatto è Senza Via di Scampo. Oh. Quindi è una sfida con noi stessi, visto che abbiamo visto non si può scolare la pasta, doppia sfida nella sfida, pasta, apposta. Bene, molto interessante. E anche un gusto, diciamo, molto estivo, appunto per combattere questa brutta stagione. Ok, quindi siete andati contro tendenza, contro qualsiasi, diciamo, cosa. Profumo devo dire ottimo. Profumo, gusto, sapore veramente buoni, ma i tagliolini 5 minuti in più servivano sicuramente. Buoni, Doppio assaggio. Grazie. M+S al quadrato. Quando ho visto il piatto di Mirko ho detto una brutta parola, però non possiamo ripeterla adesso. Bene, aspiranti chef, cosa ci proponete? Allora, qui abbiamo un pollo caramellato al miele con un crudité di finocchi e mela Smith con delle noci e a parte una vinegretta alla sera. L'impasto con che pasta cosa? Pastafillo, sperando che rimanga caldo all'inferno.
E la vinaigrette va con le verdure, lì c'è, c'è già la salsa di soia e il miele. Sei stato rapido a rispondere, perché se l'avesse fatto... Un disastro! Avrei gradito la vinaigrette già magari accompagnata con il contorno. Non si può sprecare il cibo. Non c'era tra le tre, non c'era tra le tre richieste. Quell'unico che ha fatto carne si è stato tu. Lo sapevo che magari sono a casa. Ma non sapevo che c'eri, sennò ti facevo un pollo intero. L'anno prossimo, se c'è domenico, facciamo festeggiare il Thanksgiving Day. Super. Bel capino. Gli mandiamo già l'invito. You welcome. Nome del piatto, ho detto prima che non avete ancora bene l'idea. Esatto. Eh? Abbiamo due salmoni in prova, essendo noi nuovi. Abbiamo due filetti di salmone, laccati con miele e tostatura di nocciole, una maionese al curry e delle verdurine orientale con salsa di soia. Molto bene. Unico appunto, come vi stavo passando, è che voi siete grandi, grandi però magari uno forse sarebbe bastato. Ecco. Qua. Sarebbe bastato a te, forse. Io ve l'avevo detto che due salmoni erano troppo. Comunque, piatto molto buono. Verdure molli dentro una ciotola. Grazie. Grazie a voi. MMS. Ecco. Ecco qua i nostri rivali. Ah sì, quelli che mette intolleranze assurde di disegno. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Rapida spiegazione e titolo del piatto. Titolo da scampò con un risotto. È un risotto di scampi e gamberi con una salsa aromatizzata al mojito. A forza di dai e dai, il piattamento è riuscito. Bravi ragazzi. Nessuna reazione. Chissà se sia un bene o un male. Grazie. Bene ragazzi, vi ringrazio. Devo dire che le aspettative sono state al 99% soddisfatte, quindi complimenti a tutti e niente, saprete il vincitore il 20 di dicembre, come vi era stato anticipato. Complimenti. Bene, allora intanto chiamerei tutte le squadre con me qua sul palco, per piacere, portatevi il grembiule. Bene, abbiamo già ringraziati prima, abbiamo già detto che siamo stati più che soddisfatti delle vostre performance, ecco. Siamo in 10, ma ne vincerà solamente uno, ovviamente. Le squadre che chiamo adesso, per piacere, facciano un passo in avanti e saranno i primi 5 in ordine casuale, ok? Quindi, bronze e coperte. MMS. Cruciolo Team. MPS al quadrato. E per finire, le Cockers. Questi cosa sono? Sono i primi 5. Farei quindi un applauso, quindi ancora più soprattutto a chi non è stato chiamato. Se non abbiamo detto che c'è in palio, l'abbiamo detto durante il video, ma c'è in palio un premio per i due che hanno cucinato e poi c'è in palio invece una cena per tutto il reparto che rappresentano i due eventuali vincitori, i due futuri vincitori. Allora, inizierei con MMS, per piacere, un altro passo avanti. Questo risotto era veramente buono, impiattato, siete gli unici probabilmente che avete impiattato a favore dei giudici, direi, quindi tre bocconi, molto bene. Purtroppo c'era la salsa mojito che era leggermente slegata, quella forse avrebbe fatto fare il salto di qualità al piatto, direi, quindi mi dispiace, ma voi siete quinti. Cock Girls. Allora, vorrei, diciamo, sottolineare il fatto che questi piatti erano veramente tutti molto buoni, quindi qui stiamo giocandoci i dettagli. L'impiattamento, le foglie di salvia
non vogliatemene, ma non vanno nel piatto. Forse la consistenza delle polpette non era proprio il massimo, leggermente gommose, ma veramente complimenti, perché un piatto del genere in 45 minuti, veramente complimenti ancora. Per voi quarto posto. Quindi, siamo rimasti in tre. Chiederei a chi è già stato chiamato di spostarsi indietro, così da avvicinare le ultime tre coppie. Bene, due coppie di uomini, una coppia di donne. Vedo un po' di ansia nelle facce. E a me è passata, quindi dai, insomma, ci possiamo essere. Cruciolo Team, purtroppo, mi dispiace essere io a dirvi, siete arrivati terzi. Come accennato, purtroppo, veramente... Però sul podio! Sul podio, e se non fosse stato per la pasta, che mi dispiace dirlo, era leggermente al dente, la prima posizione probabilmente era stata la vostra. Ma va, più caro! Bene, quindi siamo in due. Ok, quindi, allora, intanto vorrei fare i complimenti in particolar modo all'Eleonora e a Matteo per aver cucinato con Mirko e l'Erica, che mi sembra l'Erica sia stata, insomma, non facile. E i vostri piatti erano veramente buoni. Qui siamo quasi, direi, forse più a gusto personale, perché errori pochi. Piatti completamente diversi, originali, quindi una zuppa, pollo, nessuno ha fatto carne, quindi veramente complimenti. A questo punto io farei entrare la busta del vincitore. Bene, il vincitore nella prima edizione di Sveden Chef è MPS 7. Commento intanto, adesso potete dire cosa volete dei giudici. Stranamente emozionato. No. Anch'io non pensavo. No, allora, devo essere sincero, pensavo di entrare nei cinque, ma primi assolutamente no. Assolutamente no, davo loro per vincitrici perché l'ho assaggiato ed era... No, io sinceramente non so dove sia stato il quid in più sul nostro piatto rispetto a loro. Comunque complimenti a tutti, perché grazie. È stato bellissimo comunque, davvero. Bravi tutti. Matteo? Tu? No, Matteo è timido. Non è vero. Allora, grazie. Abbiamo qua per voi un premio. Premio questo è per voi, Apple Watch sempre, e ci vediamo a cena con tutti i ragazzi del vostro reparto. Va bene, grazie mille ragazzi, grazie.